I numerosi ponti sopra la Senna sono eleganti, romantici, spesso monumentali, ma molti di essi presentano anche una storia lunga e interessante. Se si includono i ponti da entrambe le parti della città e quello che collega l'isola con l'Île Saint-Louis, si contano ben 37 ponti nell'area di Parigi. Il più straordinario ponte di Parigi, il ponte Alessandro III, venne inaugurato giusto in tempo per l'Esposizione Universale del 1900. Allineato con l'Esplanade des Invalides, il ponte Alessandro III collega il Grand Palais e il Petit Palais, sulla riva destra del fiume, con l'Hôtel des Invalides su quella sinistra. Il ponte è riccamente adornato da lampioni e statue di cherubini e ninfe. Su entrambe le estremità del ponte Alessandro III è posta una statua dorata su colonne di granito, alta 17 metri. Ogni decorazione del ponte è stata creata da un artista differente. Il ponte è stato eretto in pietra e d'acciaio seguendo lo stile dell'Art Nouveau. Fu inaugurato dall'ultimo zar russo Nicola II, che, tra l'altro, ne pose la prima pietra nel 1900 per celebrare l'alleanza franco-russa. Il ponte reca proprio il nome del padre dello zar, Nicola.